Questo è prima di tutto un video all'insegna dello slogan Campioncini is the new Lamborghini, perché oggi vi parlerò di... Aspetta. Ah, ok. Sette referenze profumate. Quindi durerà quanto un documentario della BBC, sì, esatto. Bene, benissimo. Quindi figlioli, preparate il tè, preparate il vino, preparate i sigari e un sacco di patate per tutte le volte che vorrete prendermi a botte perché sto parlando troppo. Il video comincia adesso! Sigla! Benvenuti! Come va? Quando ti serve la tranquillità, quando ti serve l'eleganza, quando ti servono piccole coccole semplici, arrivano i fioriti bianchi, che tu sia una femmina, un maschio o un tardigrado. Quando la vita è dura e il lavoro ti sfianca, indossa la fragranza fiorita bianca. Questa frase la diceva il grandissimo. Beh, il grandissimo millimetro profumato, scusa, che è tipo il grande mago Gabriel della community profumata di YouTube Italia, c'ha i poteri potentissimi e nessuno se n'è mai accorto, lui in primis. Cominciamo oggi, che bello, parliamo dei fioriti bianchi, ve l'avevo promesso qualcosa come 75 mesi fa, vabbè, il tempo cos'è. I primi due profumi che vi presenterò saranno due estratti in olio, poi vi presenterò l'estratto di Denise che vi avevo promesso e altri fioriti bianchi insoliti, dei profumi considerati dalla maggior parte delle persone tipicamente estivi, che secondo me sono perfetti durante la stagione fredda, dei fioriti bianchi molto classici, molto lineari. È un'interpretazione che somiglia un po' più a un quadro impressionista che non a un profumo. E il primo è lui, il primo è lui, un profumo da ufficio, da scuola, da aperitivo, è un profumo da tutto. Secondo me i fioriti bianchi, la bellezza dei profumi fioriti bianchi risiede anche nella loro versatilità, perché portano sempre quell'aura di eleganza, ma anche di spensieratezza. E questo profumo ne è l'esempio lampante, un profumo considerato tipicamente estivo. Io vi presenterò la Pure Essence miscelata in olio, ma esiste anche la versione in spray e non cambia. A differenza di Atria Campora, dove si nota una certa differenza nella manifestazione delle note olfattive, nel caso della formulazione in olio oppure nella versione in spray, in estratto o in profumo, in realtà lui non cambia, lui è l'eterno giovane della collezione di Acampora, è un ragazzo, è sempre un ragazzo. Azzurro di Capri ci racconta l'eleganza come ce la racconterebbe un film degli anni 70, come ce la racconterebbe anche una foto di famiglia. È un profumo che effettivamente racchiude in sé l'atmosfera. Più che gli odori, l'atmosfera, l'aria che si respira a Capri d'estate. Qui la componente fiorita bianca viene rappresentata da una bellissima fusione tra gelsomino, fiore d'arancio, ma soprattutto mughetto. Un mughetto luminoso, sostenuto dal limone, dal bergamotto, dai muschi nel fondo. È un profumo che si potrebbe definire semplicissimo. Raffinato da morire. Il vestiario si fa leggero, arriva il lino, arriva il cotone ed è tutto giocato sui toni del bianco, dell'azzurro pallido, del verde chiaro. È un profumo eccezionale. Io credo che sulla pelle ciò che arrivi di più sia questa nota creata benissimo di mughetto che è realistico, senz'altro importante. Pur essendo questo un profumo che si mantiene fresco e giovane, un mughetto che ricorda effettivamente i profumi di altri tempi, pur essendo estremamente moderno, contemporaneo, indossabile da tutti.
tutti e il mughetto si fonde benissimo con una nota di neroli che si mantiene più che altro sul verde, nel caso di azzurro di Capri, e un gelsomino mai invadente che si spoglia di tutte le sue manie di protagonismo. Un profumo fiorito bianco con un'apertura agrumata e un'ottima persistenza garantita dai muschi nel fondo, semplice, d'effetto, perfetto in qualsiasi occasione, anche per la scuola e per l'ufficio. Azzurro di Capri. E per il secondo profumo in olio di cui voglio parlarvi ringrazio già da subito Donatella che mi ha gentilmente regalato questo campioncino. Qui parlo ancora di profumi in olio, parlo di estratti e nel caso foste interessati o poneste un occhio di riguardo a questa cosa, profumi vegani. Lui è stato partorito da un marchio molto interessante che si chiama Versatile Parfums. Vi lascio sempre il link nell'info box, vi lascio tutte le informazioni che vi servono. Sono profumi molto particolari, non difficili, non complessi, con un rapporto qualità-prezzo decisamente interessante, soprattutto perché qui si parla di estratto in olio. Quindi la performance è di nuovo ottima. Un'ottima durata, sono fragranze che potreste anche ritrovare, che potrebbero riapparire anche durante la sera se li indossate da tutto il giorno e sono profumi per niente invadenti, per niente maleducati, non si vanno ad insidiare con le loro molecole nelle narici di quel povero disgraziato che si è ritrovato nel raggio di 2,5 km, no. Possono essere tranquillamente utilizzati anche se lavorate a contatto con le persone o se studiate e volete un qualcosa che vi possa confortare ma che comunque non vada a disturbare, a fare un'invasione di campo. Lui è un fiorito bianco moderno senz'altro, di nuovo molto semplice, ancora più semplice, ancora più scarnificato rispetto ad Azzurro di Capri, però mi è piaciuto tantissimo, è un gelsomino non convenzionale, infatti quelli di Versatile per primi lo definiscono un neo jasmine e mi riferisco a culotte. Culotte è già il nome lo suggerisce, è un gelsomino che ha la faccia tosta, di presentare delle piccole, quasi impercettibili sfumature che tu non ti aspetti in un profumo al gelsomino. Quello che sicuramente la fa da padrone in questa fragranza è la miscela di tè verde, secondo me, puntellata qua e là da un'aromatizzazione di gelsomino super moderno, super portabile, per niente indolico. È un gelsomino pulito, sicuramente carnale, ma non cremoso. E questo tè al gelsomino è potentissimo, a modo suo viene anche lui costantemente corroborato da delle note speridate, ma la sua particolarità, sono particolarità quasi impercettibili, sia chiaro, la sua particolarità è l'aggiunta di accordi insoliti. Qui dentro, ad esempio, c'è il wasabi, e tu non te l'aspetti una spezia così piccantina. Effettivamente questo non diventa un profumo piccante, ci sarà un altro fiorito bianco piccante durante questa carrellata, però c'è l'aspetto verde del wasabi, più secco, più aromatico, che in qualche modo si mantiene. Si mantiene, non si mette mai davanti a questo bellissimo tè al gelsomino, però contribuisce a dare uno spessore diverso che probabilmente noi non avevamo mai provato ad un profumo così fiorito bianco, delicato, che però non è innocente questa volta. È sicuramente un'alternativa frizzantina ed è un profumo che consiglio alle persone che hanno bisogno la mattina di quella sferzata di energia, oppure hanno finito di allenarsi e hanno bisogno di fare decompressione. Questo è uno di quei profumi che mantengono in alto il morale, che ti accompagna e non ti porta a spasso. Neo Jasmine, molto interessante. E per lui invece ringrazio tantissimo Mr. Mods, Lucian Ferrero, uno dei best seller di Lucian Ferrero, Seringa Blanc.
Quante volte avete sentito parlare, avete letto delle recensioni entusiastiche? Secondo me avevano tutti ragione. Tanti articoli sono stati dedicati a Seringa Blanc, perché è un profumo complesso, ha chissà quale storia intricata da raccontare. No, qui si rivendica l'importanza di un'idea semplice. Seringa Blanc è questo, è un profumo non lineare, di più, ma è fatto con una maestria, con una bravura nel miscelare e nell'equilibrare il tutto per ricreare quasi una singola nota. Nonostante le note dichiarate siano diverse, qui si va a sostenere, ad incorniciare una singola nota protagonista, e probabilmente questo è il profumo che la racconta meglio. Se siete degli affezionati del mughetto, provate Seringa Blanc, perché questo profumo è tutta un'impalcatura che dall'inizio alla fine sostiene questo accordo. Il mughetto non si riesce ad estrarre in natura, ci hanno provato nel corso degli anni, ma i risultati non sono mai stati soddisfacenti. Il mughetto viene sempre ricreato in laboratorio quando lo sentiamo nei profumi. Qui probabilmente ci troviamo davanti al miglior mughetto. È verissimo, qui c'è l'estate, c'è la primavera, c'è la giovinezza e c'è anche un po' di malizia. La bellezza di Seringa Blanc è prima di tutto che è un profumo che ti accompagna ed è un profumo che, per quanto racconti una singola nota olfattiva, ha una personalità pazzesca, dimostrazione del fatto che a volte, come diceva Chanel, è il caso di togliere qualcosa prima di uscire di casa, perché lui ha veramente carattere. È un profumo che ha personalità, si sente, si avverte, non si impone mai sugli altri, però ha una sua rilevanza. E Seringa Blanc, se vogliamo andare più nello specifico, apre più verde. Vengono anche ricreate le foglie, questa sensazione di foglia bagnata di mughetto, bagnata di rugiada, e poi ci si presenta lui. Tra tutte le note che possono essere dichiarate, arriva lui, il mughetto, ed è totale e totalizzante. È bellissimo, anche di narcotico, io non so neanche come descriverlo. A tratti è saponoso, senz'altro fiorito, dolce ma non stucchevole. È quello, è il mughetto di una volta, è il mughetto puro che si afferma nel profumo ed è fortissimo. Seringa Blanc, per parlare in termini di sinestesia, è un concentrato di bianco e di verde. I colori qui dentro sono pochissimi, ma hanno una forza pazzesca. Io lo trovo un profumo sensuale, elegantissimo, semplice. Racconta proprio delle atmosfere povere, spoglie, dove c'è soltanto la luce e c'è un tappeto di mughetti al sole. Fine. Bellissimo Seringa Blanc. Quello lì. Bellissimo Seringa Blanc. Grazie mille, Mr. Moz. È un profumo da non prendere per scontato affatto. Seringa Blanc. E adesso il Reloaded di una vecchia gloria di Dede Art profumata. Se qualcuno ha provato Zucchero di Neroli e ne è rimasto affascinato, addirittura Denise è stata così grandiosa da dedicare a Instagram, ad un canale Instagram che vi citerò senz'altro, adesso non mi ricordo, penso sia Fragrance Drama,
ha condiviso uno degli accordi che quasi sicuramente sono stati utilizzati in questo profumo. Se siete amanti di zucchero di Neroli e vi aspettate l'estratto semplicemente una versione più longeva, no, assolutamente no. Qui ci siamo sbagliati tutti e io mi sono sbagliata in primis. Se non avete mai provato zucchero di Neroli, preparatevi a sorprendervi. Il Neroli non è una pianta autoctona, è stata portata in Italia, è stata portata in Sicilia dalla Turchia. Quindi è un fiore, il fiore d'arancio è già un fiore importante che cresce in una terra rigogliosa. In Turchia, secondo me, ha raccolto le sfaccettature verdi, si è caricato di una dolcezza calda e ambrata. La Sicilia ci ha messo lo zucchero e Denise ripropone proprio questo, ma la versione estratto ricrea quasi l'atmosfera di un pomeriggio, di un ricordo d'infanzia passato alle giostre, perché lo zucchero di Neroli viene raccontato così come è la zagara siciliana, quindi già dolce di per sé. Ma questa dolcezza viene approfondita ancora di più. Nella versione estratto, che arriverà senz'altro molto molto presto, io comunque vi lascio il link al sito, e la versione estratto presenta un 30% di concentrazione. Quindi questo è veramente un profumo dove due spruzzate bastano e avanzano. È un profumo caratterizzato da una grande longevità e due spruzzate bastano e avanzano per accompagnarvi tutto il giorno. È un profumo a suo modo intimo, nonostante qui la sua vivacità sia presente più che mai. È caratterizzato da una colorazione più densa rispetto al primigenio zucchero di Neroli. Questa è una versione molto più profonda. Qui sicuramente chi lo conosce, mamma mia, incontrerà di nuovo la zagara, che già di per sé non ha bisogno di presentazioni e non c'è parola che... cioè, non, secondo me, una qualsiasi descrizione del Neroli, a questo punto io l'ho fatto tante volte, però alla fine ritorno sempre alle stesse definizioni. Secondo me non è il caso, non è il caso, è un fiore bianco, verde ed estremamente zuccherino, di una dolcezza tutta sua, che o si ama o si odia. È una di quelle note protagoniste dei profumi, che rischia però di diventare monolitica, quindi o la si presenta così come protagonista assoluta di una fragranza, oppure la si miscela molto bene e si sta molto attenti. È una nota che secondo me gioca benissimo anche con i contrasti, perché va ad esaltare per contrasto appunto le zone d'ombra di alcuni profumi. Qui invece zucchero di Neroli è verde, dolcissimo, ma aprirà un varco diverso durante il cuore. Nella versione estratto diventerà ancora più profondo, diventerà ambrato, legnoso. Qui si riporta la spensieratezza di zucchero di Neroli, che si gioca su colori pastello, su tonalità chiare e sfumature molto ben diffuse. Durante il cuore in realtà viene racchiuso in un'atmosfera più dorata, e non intendo barocca, intendo proprio più preziosa, più ambrata, perché questo non è un profumo opulento, è un profumo importantissimo che però serve a sostenere te. Per quanto si faccia sentire sicuramente più degli altri profumi che vi ho proposto, in realtà si capisce da subito che è un profumo che è stato disegnato quasi in maniera sartoriale per vestire la persona, e anche la legnosità che si va ad aprire durante l'evoluzione è una legnosità morbida, piena, intrisa di miele e di nuovo di verde. È rigoglioso,
questo profumo. È rigoglioso, si va anche a caricare di una certa polverosità che gli conferisce una sensazione più ovattata, ti riporta proprio indietro, per poi ritornare durante l'asciugatura ad un'estrema, verdissima dolcezza naturale. E qui il Neroli si racconta da solo. Zucchero di Neroli, la versione estratto, disponibile a breve. Ragazzi provatelo. Ho saputo anche che una bambina addirittura ha inserito questo assaggino profumato nella casa delle bambole e ci gioca, talmente si è affezionata, e molti degli amanti di Zucchero di Neroli, provando la versione estratto, gli hanno praticamente chiesto la mano, perché vi innamorerete, punto. Io ne sono sicura. Allora, io vorrei lasciare il profumo impressionista per ultimo, quindi vi racconto lui. Di nuovo ci troviamo davanti ad un profumo lineare che ha un fiore bianco come assoluto protagonista, però è un profumo che presenta un twist. È un campioncino che non ho utilizzato tantissimo perché è un profumo non nelle mie corde, lo possiedo da 2 anni quasi, però effettivamente è interessante e vi ho sempre voluto parlare di lui, ma non l'ho mai fatto. È un profumo di Moresque, niente di difficile, un profumo alla tuberosa, Lady Tuberose si chiama, ma la sua particolarità risiede nell'apertura. È una tuberosa che apre piccante. L'apertura di questa fragranza pizzica quasi il naso, e questa sensazione piccantina è data dalla presenza di zenzero, che io odio lo zenzero in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i mari, ma qui funziona perché dà quel twist anticonvenzionale ad una fragranza che già di per sé, contenendo tutta questa dose massiccia di tuberosa e ylang ylang, già grida femminilità, già grida guarda le mie curve, sono qui, sono bellissima, sono qui per sedurti, sono la regina della notte. E lo zenzero è quella nota che non ti aspetti. È molto interessante perché dà una sensazione secca, impattante. Lo zenzero è una spezia ed è spessissima, si fa sentire in apertura, la avvertirete per i primi minuti e poi piano piano svelerà la tuberosa e l'accompagnerà durante questa manifestazione di fragranza che non ha tutta questa grandissima evoluzione. Principalmente c'è la tuberosa e c'è l'ylang ylang, ma diventa un profumo sì, forse femminile, sicuramente denso, con una punta un po' più spensierata. Una tuberosa senz'altro cremosa, lattonica, a tratti anche esotica, con quest'attimo di ribellione nell'apertura. A volte la più grande emozione ci viene data dall'incipit del profumo, e in questo caso per me è stato così. Lo zenzero ha fatto la differenza, Lady Tuberose. E poi un'altra tuberosa, una tuberosona importantissima. Grazie Erika la nicchiologa che me l'hai fatta scoprire. Qui un altro top seller, probabilmente uno. Vabbè, Francesca, non defungere adesso, defungi dopo. Se da qualche parte a guardare questo video c'è qualche fan di Profumum Roma, lo confermerà. Questo è un mostro sacro della collezione di Profumum Roma. Sabbia bianca, un'altra tuberosa, un altro fiorito bianco, ma qui siamo proprio su un altro scenario. Qui il profumo si fa conturbante, esplicito e a tratti proprio esagerato, ed è questo il suo fascino, perché questa è la tuberosa, e anche questa, e soprattutto questa. La tuberosa non è realistica,
non è indolica. È una tuberosa che viene ricreata anche qui, un accordo giovane, consapevole, che già è proiettato verso una maturità, sia per quanto riguarda la fragranza, sia la maturità del carattere della persona che lo indossa. Ed è bellissima, qui non c'è niente che crea un orizzonte di attesa. La tuberosa si svela e nuda già da subito e ce n'è tantissima, si aggancia al gelsomino, assume delle connotazioni via via più zuccherine, si farà sempre più dolce. Forse per qualcuno questo profumo sarà insostenibile durante la sua evoluzione. È una tuberosa a tratti bananosa, non so se mi sono spiegata, che è lì e resta lì. La tuberosa ci sarà sempre e man mano che si asciugherà il profumo si caricherà di ulteriore dolcezza fino a diventare ambrato, a tratti speziato. È un profumo forse uno dei più adatti tra i profumi tipicamente considerati estivi ad essere indossato durante le giornate fredde, perché appunto tende ad andare sempre più in fondo, a diventare sempre più denso e si consolida sulla pelle. La nota olfattiva che accompagna questa tuberosa agganciata già di per sé allo ylang ylang, che sa un po' di banana, l'altra nota che probabilmente è l'unica che già da sola riesce a portarti verso il paesaggio estivo è il tiarè, e qui l'unione si fa ancora più interessante perché la tuberosa diventa ancor meno realistica. Non che ci sia qualcosa di sbagliato in una tuberosa realistica, sapete quanto ami questa nota e quanto pensi che sia stata vilipesa nell'era contemporanea. Ma qui, spogliandosi già di per sé della sua parte indolica, diventa più morbida, viene smussata, e l'unione con il tiarè contribuisce a renderla ancor meno aggressiva, ma non per questo meno pericolosa per i sensi, perché si farà sempre più lattonica man mano che si arriverà alla conclusione di Sabbia Bianca, sempre più cremosa fino a diventare un letto. E tu su questo letto, se sei un amante di questo tipo di fiorito bianco dolcissimo, solare, tu ti ci sdrai e rimani lì, perché a modo suo ha anche un potere distensivo questo profumo. Quindi non si scappa! Non è seducente nella maniera convenzionale, ma Sabbia Bianca ti cattura ed è un profumo fatto bene. E passo all'ultimo, per cui ringrazio di nuovo Simone, grazie. Questo è il profumo impressionista, questo è il fiorito bianco che mi ha colpita particolarmente, perché l'apertura non me l'aspettavo così come si è presentata. E lo trovo bellissimo, è un po' più difficile da reperire, proprio nicchia. Il marchio è La Fleur by Livvy e questo profumo nello specifico di La Fleur by Livvy è uno degli omaggi più belli che siano mai stati fatti al paesaggio bucolico francese. Il profumo in questione si chiama A Walk in Giverny. Giverny è un comune francese, è un comune, io vi manderò delle immagini, ve le lascio qui, è uno di quei paesaggi che si raccontano per immagine, è un piccolo paesino caratterizzato da delle macchie di colori, a tratti vivaci, a tratti più tenui, tantissimi fiori, tantissimo verde che va quasi a coprire delle casette rustiche. È un paesaggio splendido quello di Giverny e questo profumo
si ripromette, e secondo me ci riesce, di ricreare la sensazione di un paesaggio di questo tipo, di una camminata a Giverny. E io, che non ci sono mai stata, in un certo senso ci sono stata, effettivamente ti porta lì, come dipingendo un istante, un ricordo, una fotografia, e riportandolo in una composizione olfattiva. L'apertura è bucolica all'estremo. C'è un motivo per cui vi parlo di questo profumo alla fine della carrellata. Io ve ne volevo parlare da un po'. Lo inserisco nella carrellata dei fioriti bianchi, ma in realtà qui i fiori bianchi sono una presenza, sono fiori che si mettono a servizio di un'immagine, la descrizione di un istante di passeggiata a Giverny, dove però c'è tanto altro, non ci sono solo i fiori bianchi. Per quanto la loro presenza si faccia sentire, in realtà qui tutto si fa sentire, perché è un istante in cui ti fermi in mezzo alla campagna, senti l'aria che ti circonda e arriva tutto, tutto. Identifico in questo profumo un momento realistico, che è il momento dell'apertura, dove incontriamo uno degli accordi di fieno meglio realizzati nella storia della profumeria. Questo è un fieno che presenta delle sporcature che tu non ti aspetti in un profumo che racconta anche in maniera molto poetica i fiori, il paesaggio di campagna, il verde, e arriva questo fieno che è realistico, è sporco a modo suo. Non è un'apertura canonicamente sporca, però chi è un affezionato della campagna e della montagna lo sa. Il fieno non è soltanto un odore erbaceo, secco. Il fieno, quando viene inumidito, è come se rilasciasse delle sfumature quasi animali. Effettivamente poi quello è l'ambiente visitato dagli animali. E arriva un sottotono terroso, umido, che rende questo fieno pestato, come se qualcuno effettivamente, animale o umano, ci avesse camminato sopra. E questa sensazione realistica di fieno viene accostata allo storace, che in realtà viene dichiarato nelle note di fondo, ma arriva subito in apertura e contribuisce a dare una densità, una balsamicità, una sfumatura più aromatica a questa apertura, la stempera. E se il momento realistico è stato rappresentato dal fieno così com'è, crudo, vero, quando arriva il cuore, ovvero quando ci viene presentato questo ampio spettro di fiori, di colori, e l'impressione va proprio ad allargarsi, ad abbracciare tutta un'intera atmosfera pomeridiana, la terra magicamente va via, la sporcatura si disintegra e i fiori sembrano quasi sospesi per aria. Non saprei come meglio raccontarvi questo momento del profumo. I fiori sono per aria. Diventa un paesaggio ideale e diventa il racconto di un anziano che porta anche la sua immaginazione, abbellisce, arricchisce un qualcosa che era già bello così com'era, e viene condito da questa dose di poesia. La parte fiorita bianca è rappresentata dalla tuberosa e dal gelsomino, che riescono a ridimensionarsi invece qui. Riescono sempre a stare un passo indietro in modo da esaltare tutto il resto. La tuberosa non è
affascinante, non vuole la tua attenzione. È una tuberosa così come la annuseresti da lontano, oppure una tuberosa recisa in un vaso con un po' d'acqua, non è stantia, però non è neanche al massimo del suo potenziale. E anche il gelsomino viene depotenziato, è realistico, è carnoso, è il gelsomino così come lo conosciamo, però anche lui non ha un ego smisurato, no, assolutamente, rimane al suo posto, perché intanto in A Walk in Giverny si presentano tutti gli altri fiori e tutte le altre componenti di verde. Arrivano il garofano, il geranio, il ribes nero e tu li stai guardando dalla finestra, la finestra è leggermente aperta, quindi ti sta arrivando effettivamente tutto, però è una carezza sul viso, non è invadente. E questo profumo comincia a trasformarsi, si aggiunge anche la violetta fino durante l'asciugatura ad arrivare proprio alla dimensione onirica, diventa completamente ideale, si aggiunge una bella vaniglia legnosa, delicatissima, già di per sé non importante perché appunto è una vaniglia legnosa, non da pasticceria, però ti stimola un po' la tua immaginazione, ti stuzzica, ti suggerisce delle cose, che cosa sarà questa cosa più dolciastra? Qualcuno sta preparando la torta? Qualcuno sta mangiando dei pasticcini con gli amici? Chi lo sa? È tutto nella nostra testa? Non si sa. Che bello però. Che bello quando un profumo riesce a creare tutte queste suggestioni. Nell'asciugatura tuberosa, gelsomino, rododendro, tantissimi fiori vanno ad incontrare un'altra nota di fondo, il labdano, che appunto conferisce una nota più labdanifera, quindi diventa più resinoso, più dolciastro, si amalgama tutto, diventa un momento estremamente intimo. Per quanto questo profumo si faccia sentire, lo si vive sulla pelle in maniera intima e forse lì arrivi alla conclusione che di sapere di preciso quale sia la fonte di tutta quella meraviglia non ti interessa, non ti interessa più, sei lì, sei spiazzato da tutta questa bellezza e semplicemente la accogli. E A Walk in Giverny è per me uno di quei profumi che ti invitano ad accogliere quello che arriva e ad abbracciarlo senza andare ulteriormente ad investigare. Un bellissimo quadro impressionista di un paesaggio bucolico nel pomeriggio in Francia. Bellissimo. E il video finisce qui, io vi ringrazio tantissimo per avermi seguita fino a questo punto, fatemi sapere se li avete provati o se proverete altri profumi fioriti bianchi, se avete qualcosa da consigliare, fra l'altro, proposta. So che molte persone guardano i miei video perché interessate a un profumo nello specifico, però per chi è riuscito ad arrivare alla fine, beh, prima di tutto complimenti, siete dei grandi, applausi. Io nei commenti leggo le vostre suggestioni e scrivete delle cose bellissime. E c'è un'idea che mi martella in testa da un po'. Io vorrei fare un video dedicato a quello che scrivete, però magari qualcuno di voi non vuole essere citato, non esplicitamente, o qualcuno non è interessato al fatto di avere la propria recensione in un video. Quindi fatemi sapere nel caso, perché mi farebbe veramente tanto piacere poter fare un video dedicato solo a quello che scrivete voi. Perché mi portate delle cose bellissime e sarebbe veramente un peccato che rimanessero nella sezione commenti, perché molti non leggono i commenti e per carità ci sta, ma a me spiace perché sono talmente belle come cose che non vanno perse, lo dico sempre, tante volte vorrei rispondere e non ci riesco
tante volte non riesco neanche a mettere i cuori perché poi mi spiace non rispondere, ma io leggo tutto. E quindi anche se non vi arrivano i cuoricini, in realtà ve li ho mandati col pensiero, è solo che poi mi dispiace non rispondere, perché sono cose troppo belle che scrivete e meritano una risposta, non mi posso fermare al like, no? Quindi li ho letti tutti. E fatemi sapere se vi farebbe piacere. Non lo so, io vorrei farlo. Ci vediamo molto presto, abbraccio stritolatore e buona giornata a tutti. Buoni fioriti bianchi a tutti!